Allo stadio di Brescia va in scena un classico scontro salvezza. I Lombardi ed il Bari alla vigilia della partita sono fuori dalla zona retrocessione ma pericolosamente vicini. Una vittoria, inutile dirlo, vale doppio. Quindicesimo, Brescia in avanti, Neri fa sfilare il pallone Pirlo. Ecco, super Dario Hübner, si accentra, il destro trova pronto Mancini. Un minuto dopo la replica del Bari con questo sinistro di Inges, è pronto anche Cervone. Diciannovesimo, Masinga, Kosminski sbaglia, Kosminski si inserisce, Bressan, ancora Cervone. Passano 30 secondi, capovolgimento di fronte, c'è Neri, ma c'è perfetta l'uscita a terra di Mancini, senza fallo. Neri. 25esimo, da Pirlo a Dadani, colpo di testa a fil di palo, è il momento migliore dei padroni di casa, Hübner e Garcia vanno via in velocità, al 39esimo prova ad andare via Hübner che chiede l'espulsione del difensore Pairetto, non la pensa così e forse Garcia viene graziato. 37esimo ancora il Brescia e Neri saggia i riflessi di Mancini. Siamo al 46esimo, questo pallone arriva a Neri, l'inserimento di Doni, anticipa Mancini, è il meritato 1-0 per il Brescia. L'esultanza di Doni, il Brescia aveva fatto di più e va giustamente a riposo con un gol di vantaggio. Con Gianni Rizzo andiamo alla ripresa, c'è Guerrero al posto di Garcia, un attaccante al posto di un difensore nel Bari. Bari subito vicino al gol al primo minuto, bravo Masinga, sbaglia solo nel non trovare la porta. Decimo minuto, da Neri a Talbanin, Hübner tenta subito il volo, trova l'esterno della rete. Quindicesimo, Emanuele Filippini per Hübner, il fallo su Hübner, rimane a terra l'attaccante bresciano, Pairetto ammonisce Sala che viene espulso così per doppia ammonizione, protesta al Bari, il fallo forse effettivamente è di De Rosa, protesta anche Fascetti ma il Bari rimane con l'uomo in meno. Al ventesimo il corner di Pirlo, l'inserimento di testa di Via, pronto Mancini. 21esimo, attenzione, sbaglia il fuorigioco il Brescia, Ingesson tutto solo verso la porta, la punta di Masinga, è l'1-1 inatteso per il Bari, dubbi di autogol, ce li togliamo subito, la punta del sudafricano. Bari al pareggio in 10 contro 11, si riversa nella metà campo barese il Brescia, c'è anche Bizzarri al posto di Doni, proprio Bizzarri impegna Mancini, ma Mancini a questo punto diventa un baluardo insuperabile anche per questo grandissimo colpo di testa di Neri e nella sua immagine c'è tutta la disperazione di un Brescia che poi vedrà espulso anche Talbanin.